Siete complici del genocidio palestinese? No al patrocinio. Una frase scritta con vernice spray che ha resistito per tutto lunedì sul selciato di fronte a Palazzo d'Aronco, il municipio di Udine. Sul muro che delimita i contorni della sede di via Sabbadini della regione Friuli Venezia Giulia, già nel pomeriggio era stata invece cancellata. I contrari ai riconoscimenti concessi dal governatore Fedriga e dal sindaco De Toni alla partita di Nations League Italia-Israele si sono espressi così, mentre la politica, come al solito, si divideva. Alleanza verde-sinistra possibile annunciava una interrogazione parlamentare sui costi sostenuti per la sicurezza della nazionale israeliana. Parte del centrodestra si è spinta invece a supportare il partecipato corteo pro-Palestina, manifestazione sostenuta da 85 associazioni. Partita da Piazza della Repubblica, ha attraversato la città fino a Piazza 20 Settembre. Qualche coro contro i presidenti Netanyahu e Biden, ma pure contro i governi occidentali. Ma tutto sommato una tranquilla volontà di sostenere l'ideale della pace. Scendere in piazza serve per smuovere le coscienze ed è un dovere di ciascun cittadino italiano e del mondo, secondo me, dire che ci vuole la pace nel mondo, fermare questo genocidio, fermare l'uccisione di persone innocenti e soprattutto ci vuole pace, perché non si combatte la guerra con la guerra. Chiedo che si fermi la guerra, tutte le guerre, e si condanni tutti i violenti, a partire da Hamas e finendo con Netanyahu. Netanyahu deve finire davanti al Tribunale della Giustizia Internazionale. Come la Russia e la Bielorussia non partecipano, sono banditi dalle competizioni sportive, mentre un paese ha ucciso più di 40.000 persone, tra cui 20.000 donne e bambini, e viene accolto qua con l'onore, con il patrocinio della regione, con il patrocinio del comune addirittura. In questo modo qua sono biasi per alzare la nostra voce, a dire che noi vogliamo la pace in Medio Oriente, noi vogliamo questi metodi che il Bratica Israele, l'aggressione nei nostri confronti. Vogliamo che noi dire fine della guerra in Medio Oriente. Un messaggio forte, ma un messaggio giusto. Che arrivati a questo punto continuare ancora a nascondersi dietro alle balle che sta dicendo il governo mi sembra sbagliato. La media italiana non trasmette niente di quello che sta accadendo lì. Sappiamo già che non è la verità che vedete voi qua nella TV, nella media italiana, però noi proviamo a far conoscere, a far vedere al mondo quello che sta accadendo. Giocare una partita di calcio perché con boicottano la Russia, no? E Israele no, non ha senso. Cioè, Israele deve essere boicottato, non si possono dargli armi e considerarlo un paese civile. Ecco. Siamo qui per difendere le posizioni della Palestina, quindi stiamo per boicottare la partita dell'Italia con Israele. Non ce l'abbiamo con gli israeliani, ce l'abbiamo con i sionisti, che è un'altra cosa.